no. Déjame bailar contigo. Yo, baby K. Faccio un tuffo sotto il sole. Fa già un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme. Me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette. Ho voglia di andare più forte. Non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Hey! Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte. Che ti svegli sulla spiaggia, col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è. Se mentre ballo con lui io penso ancora. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te. Che st'amore così non mi va, fatta vasa che ste labbra t'hai fatto tocca. La timidezza sai non fa per me, scena fa impressa, sto caccia a tutte. E stia alla moda che schianto che sei, sto a scena pazza, sto bene con te. Il tuo profumo che non va più via, da quella sera nare. Mannamore nata vota, un manu creatura sola, tu ci prendi sette adore fragola, sei una favola amore, si una cotta di indocora, si una freva che mi piace, ma sto pochi tempo non c'è basta mai. Tradisce di più l'uomo o la donna? Un'altra puntata di Vox Populi, questa volta al microfono è Jenny Blefari perché Elena è a letto influenzata appunto con la febbre. Quindi tanti auguri alla nostra collaboratrice Elena. Jenny Blefari, Vox Populi, venite con noi. Chi tradisce di più l'uomo o la donna? Venite con noi, Vox Populi. Ma con questi tempi che corrono oggi, di tutte e due. Sì. Nessun uomo mai al mondo ha potuto sapere che cosa pensa una donna, perché la donna ha messo il diavolo nella bottiglia, però si è dimenticato di tapparlo. Che vuol dire ha messo il diavolo nella bottiglia? Perché l'ha convinto a fare ciò quello che si pareva piacere a dirle. Quindi la donna tradisce più dell'uomo? Ma non tutti, no, bisogna frequentarle.
E se non la frequenta una persona, però non c'è mai avere fiducia. Lei era stato un buon traditore quando era negli anni più belli o no? No, io sono stato un povero coniglietto che è smarrito, che non sapevo dove andare, tutti approfittavano di me. Perché non avevo. Era indifeso, va. Sono indifeso. Lei non è mai tradito? No, no, e questo devo tradire. Io. Non ho mai visto una bella donna che magari gli è venuto questo. Ma io non le guardo le donne, io sono allergico. Allergico ora a questa età, magari andare più giovane non penso che era allergico. No, non ho guardato mai nessuno io. Allora, no, uomini e non donne. Si poteva fare monaco, parroco, prete, no? Si poteva fare monaco a questo punto. Non mi hanno voluto, hanno detto che è stupido, non si potevano fare preti. Va bene, buona giornata, grazie. Preti ci vogliono persone furbe e intelligenti. I stupidi non possono arrivare mai a nessun punto. Va bene, grazie. Vediamo cosa sta sentendo al telefono. Vediamo sentire. La Madonna di Pozzo che ci benedica. Ok, a tutti, grazie, buona giornata. A tutti che ci benedica e manda pace, salute e tranquillità. Chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Per me si parla di tradimento solo laddove c'è un contratto scritto o non scritto fra due persone. Per me il tradimento è un'invenzione creata dall'uomo, non esiste in natura, l'uomo è poligamo così come tutti gli altri animali. Quindi tradisce di più l'uomo, ma solamente nella nostra società odierna, così come stanno le cose al giorno d'oggi. Che rapporto hai con i tradimenti? Insomma, sei un tipo che tradisce o sei un tipo fedele? Come ti ho detto prima, non credo nel tradimento, non penso che esista in natura una cosa del genere. È un limite, fantasia. Siamo un limite autoimposto, come tanti altri. L'uomo. Perché secondo lei? E perché la natura umana, la natura dell'uomo, che quindi è così. L'uomo è più traditore della donna. Sì, sì. Nel senso che magari spesso fa le corna a questo punto, no? Insomma. Sì, sì, ma pure con gli occhi va, si vede che l'uomo. Dice anche con gli occhi l'uomo. Sì, è sempre. È la natura, è così. E allora, Milena, secondo te chi tradisce di più, l'uomo o la donna? La donna. La donna. Secondo me. Perché? È una domanda, è una risposta che non me l'aspettavo. Perché? Secondo me è la donna, il perché non lo so, però secondo me tradisce di più la donna che l'uomo. Cosa ti fa pensare, insomma, quello che vedi in giro, quello che senti, quello che leggi? Quello che si vede in giro, basta e avanza. Tu poi sei qua davanti al supermercato dalla mattina alla sera, chissà quanto ne vedrai, per cui sicuramente guarderai tante cose un po' così, diciamo, non tanto. Diciamo che noi, vabbè, giriamo con i vari mercatini che facciamo nella zona, quindi sì, è vero, ne vediamo di tutti i colori. Però sì, io penso di più la donna, perché l'uomo è provocato, secondo me, sì. Quindi l'uomo è provocato, però tradisce di più la donna, secondo te? Sì, cioè se gli dai l'occasione, no? L'uomo è uomo, si sa. Cacciatore, dicono. Voglio dire, per questo l'uomo è l'uomo. Se gli dà l'occasione la donna, cioè, capisci? Quindi secondo me sì, di più la donna. Tu sei un tipo fedele o magari ti lasci andare ogni tanto a qualche evasione? No, fedelissima da 12 anni con mio marito, fedelissima. Chi tradisce di più, l'uomo o la donna secondo lei? Nessuno, perché ognuno ha la sua decisione. Ognuno ha la sua decisione, non tradisce né l'uomo. Del giorno. Secondo lei non c'è uno che tradisce più dell'altro? Non è il tradimento, sono scelte fra il mondo e nient'altro. Lei ha tutta questa filosofia sua personale? Non è filosofia, è esistenza normale. Va bene. Io sempre da parte di donne, perché uomini sempre fanno tradimento. Sempre gli uomini tradiscono, non le donne. No. No. Per gli uomini colpevoli. Sì, non sempre, però di più, sempre. Preferito. Così. Non è italiana? No, solo straniera. No, ucraina. E nel suo paese come funziona? Tradisce di più la donna o l'uomo? Non so adesso, perché sto già 15 anni sto qua. Qua secondo lei è l'uomo che tradisce di più? Penso di sì. Sull'Italia sì. Io penso che le donne che gli uomini. Tutti e due. Ogni tanto proprio evadono tutti e due. Ora, per cambiare. Non c'è più la famiglia giusta, non c'è più.
Secondo me sì, ma... Perché si tradisce secondo lei? Proprio per cambiare, perché uno non vuole mangiare sempre lo stesso? Fare una cosa non lo so, una cosa no, emozioni sì. Quindi l'uomo e la donna vogliono provare delle emozioni diverse e quindi ogni tanto tradiscono. Penso, sì, secondo me sì. E uno che tradisce o uno che è fedele? No, io sono che cerco di trovare l'amore l'unico. Ce l'ha in questo momento? Ora sono libero, perché dopo 6 anni ci siamo lasciati. Allora, quindi facciamo un annuncio, lei vorrebbe trovare una donna, come la vuole? Può appunto approfittare di telemia per... Bella giovane, seria, per la famiglia, lui che vuole bambini e vuole stare in famiglia sempre. Possiamo mandare questo annuncio, la vuole bella, giovane, seria e che voglia una famiglia. Certo, sì. Mandare un saluto nella sua lingua a tutti coloro che ci sentono, che tramite streaming, noi arriviamo anche in Russia, America, tutto il mondo tramite streaming, tramite internet, un saluto nella sua lingua. Поздравляю всех с наступившим Новым годом, желаю всем никого никогда не предавать и всегда быть верными, любимыми, честными. Всем большой привет, Россия, Украина. Grazie. Non c'è Erna, ci vorrebbe Erna che sa 4-5 lingue. Io non so 4-5 lingue, ma so qualcosa di francese, qualcosina di inglese. Continuiamo sempre con Vox Populi, Gianni Blefari, venite con noi. Secondo me oggi, dopo il 1965, ad opera del Partito Comunista, che hanno fatto la parete dei diritti, no? Questa parete dei diritti ha scombussolato tutta la società italiana, no? Perché prima del 1975 un po' comandava l'uomo, oggi comanda la donna. Dopo il 1975 sempre ha preso più piede la donna. La donna in carriera con la borsa va a trovare l'uomo, lo paga, certamente che andava i soldi, avvocatessa, medico, chirurgo, paga all'uomo, no? Sì, ma non hai risposto alla mia domanda, chi tradisce di più, l'uomo o la donna? La donna tradisce, perché ormai la donna, come anche parlano i giornali, la televisione, la donna all'avanguardia e si manifesta di più e lei è capace a tradire, anche a dire all'uomo. Se l'uomo, no, il marito la vede che la tradisce, anche lei porta l'uomo in casa e dice: se non ti piace, quando va? E questa risposta che dà al marito, lei primeggia, no? E praticamente ha il potere lei ora, dopo il 1965. Sappiamo che sei un ottimo ballerino, veloce veloce, un pochettino, ci fai vedere come... No, no, vabbè, dai, così a bolla. Allora, senza canzoni, praticamente, senza canzoni, senza musica, penso che non si può ballare. Comunque io ballo lo stesso. Questi sono balli moderni, all'avanguardia, come diceva Pino, come si chiama? Pino, come si chiama? Che questi battiti, questi... Perché io ho una Vespa pick-up 50, no? Questo qui, no? E poi praticamente questo qui. Se volete vi dico la poesia che ho scritto da poco. Quale poesia? Vediamo. Una poesia che rispecchia. Veloce, dai, veloce. Ciò che ho detto poc'anzi. Veloce, vai. Allora, questa qui dice che praticamente, no? Lavorando poco o niente, con la zappa o la picchetta e facendo solo uso di penna e matita, si allarga la cintura della vita. E la moglie di costui, quando esso la mattina va a lavorare, chiama l'idraulo tubista perché trova acqua alta in casa, come dice la canzone, acqua alta a Piazza San Marco, spesso fulmano le lampadine, così lo chiama, lui intanto va a lavorare perché non ha una panza quando è un degli orfano. E se non usa la zappa non fa palestra. Vabbè. Un medico che non fa. Va bene, palestra. È uscito dal manicomio di Cirifarco 5 minuti fa. Stavo scherzando. Va bene, grazie Giovanni. E poi vi dico un'altra poesia che sempre rispecchia la società, veloce, no? Giovanni, veloce. Se voi sapete, no, le donne una volta facevano una lana, maglia, facevano una sala, queste cose. Oggi non, domanda a qualcuno, anche se vuoi sposarti, non trovo una ragazza che fa maglia, non sa fare a maglia, perché non sa fare, perché usa il computer, il telefonino, dove sei? Qui, venga a trovarti. E ora vi scrivo questa poesia, no? Perché la donna di una volta, no, lavorava la lana, ossia pelava la lana, no? Oggi, la donna di oggi, si mette sul divano, cavalca le gambe e succa sigarette. Mi vuoi, sono qui. Vabbè. Allora, chi tradisce di più, l'uomo o la donna, secondo te? Secondo me l'uomo. L'uomo. Perché? Perché è più cacciatore. Più cacciatore, quindi se tu pensi che l'uomo ha più possibilità di tradire perché è più cacciatore e quindi la donna, secondo te, è più fedele? Sì. Da che cosa un po' lo deduci questo tuo stato di fatto? Non lo so, ci sono tanti uomini che tradiscono la moglie. Mio marito no, Sei sicura? Sicurissima. Vediamo cosa dice tuo marito, vieni qua, vieni, Caruso. Anche le mogli, non certo te,
anche le donne tradiscono, non solo anche gli uomini, ecco. No. Tu come pensi che è più secondo te tradisce più l'uomo o la donna? Secondo me più, insomma, 50%, secondo me. Se non... una brocciata la pigliano tutti e due. Forse un po' di più la donna, ma... Hai visto cosa ha detto tuo marito? Non so. Va bene, gli uomini sono di opinioni, non siamo tutti uguali. Se tu vedessi tuo marito che ti tradirebbe, lo perdoneresti? No. No, non lo perdoneresti? No. No, dice che non ti perdonerebbe, quindi ti vendicheresti, insomma. No, perché mio marito lo so che non mi tradisce. Ammettiamo che lui ti tradisce, facciamo un esempio, no? Però tu lo perdoneresti, cosa faresti? Spaccheresti la faccia, lo abbandoneresti, insomma, cosa? No, lo legherei a un palo, con acqua e pane solamente, e basta. Proprio lavori forzati. Sì. Allora non gli conviene tradirti. No. Vabbè, grazie. Prego, e buon San Valentino. Buon San Valentino a tutti, grazie. Date i dolcetti qui ai portici, qui dal signor Commisso. Ciao a tutti. Per me tradisce più la donna. La donna. Perché, Totò? E perché con molta probabilità va cercando altre alternative, che ti posso dire? E quindi prende la colpa dell'uomo se la donna tradisce o no? Può darsi che l'uomo non cura bene la donna, quindi diciamo che al 50% la colpa è di tutte e due. Però dalla parte della maggior parte dell'intervista sembra che sia l'uomo a tradire di più, da quelle persone che noi abbiamo intervistato fino a questo momento. Tu invece pensi che sia la donna a tradire di più? Beh, diciamo che l'uomo è sempre un cacciatore, quindi potrebbe darsi anche che effettivamente è così. Quindi è così. Va bene, dottore, grazie. Tu sei fedele o sei uno che magari tradisce? Io sono come i carabinieri, fedele nei secoli. Secondo lei tradisce più l'uomo o la donna? Più la donna. Lei cosa pensa, che tradisce più l'uomo o la donna? La donna. L'uomo. Perché? Perché è più propenso. Molti ci hanno detto la donna. Affari loro. Secondo te l'uomo è più propenso della donna a tradire? Sì. Sì, sì. Cosa spinge secondo te un uomo a tradire? La noia. Fatti sempre di mangiare lo stesso pasto, insomma, la stessa cosa. Anche, sì, anche. Non è giustificabile, ma anche. Cosa pensi tu di quelli che tradiscono, della fedeltà e di quelli che tradiscono? Cosa penso di quelli che tradiscono? Perché c'è qualcosa da pensare di quelli che tradiscono. Non c'è da pensare niente. C'è da pensare che è meglio che si stiano a casa loro. Sì? Sempre. Quindi dicono magari sempre mangiare la stessa cosa, insomma, ogni tanto io ci devo provare una mozzina per cambiare. Tu come la pensi? Se si è innamorati non bisognerebbe tradire. Se si cambia vuol dire che probabilmente non c'è l'amore di fondo. L'amore esiste secondo te? Spero. Lo spero. Se lo troverò le dirò di sì, altrimenti dirò lo spero. Quindi dicono che l'amore è prima parolina, poi parolona e infine parolacce. Anche. Chi tradisce di più, l'uomo o la donna, secondo lei? Secondo me la donna. La donna. Perché? Perché se non ci fosse stata la donna, diciamo, l'uomo non tradirebbe, quindi... La colpa sembra della donna praticamente. All'80%, sì. Tu cosa ne pensi di quelli che tradiscono? Sono giustificati oppure no? Non sono giustificati, no. Chi ama, voglio dire... Essere fedele. Deve essere fedele. Tu sei fedele o uno che tradisce? No, sono fedele. Guarda te, sono fedele. Secondo lei chi è che tradisce, l'uomo o la donna? Primo piano perché è una ragazza bellissima. Chi è che tradisce? Diciamo che l'uomo molto probabilmente è più portato, sì, è più avvezzo a questa pratica. Perché secondo lei? Si annoia magari sempre con la stessa donna? Perché la donna sostanzialmente è più sognatrice, per cui quando poi si avventura in un rapporto di coppia è più romantica, per cui meno avvezza al tradimento. Lei giustifica quelli che tradiscono oppure non devono tradire mai? Naturalmente, non li giustifico. Lei è una che è fedele? Sì, naturalmente sì. Perché si tradisce spesso? Il motivo vero secondo lei perché un uomo è portato a tradire? Secondo me perché l'uomo inteso come genere umano è cacciatore. Sì, la monogamia probabilmente non fa parte, ecco, dell'uomo, però più che altro sono delle convenzioni sociali e ci si adatta. Per finire, lei perdonerebbe uno che magari... tradirebbe? No, assolutamente. È vendicativa, si vendicherebbe? No, la più bella vendetta è lasciare al proprio destino, sì, ignorare. Secondo me più il marito, sì. Perché? Ma perché penso faccia parte dell'istinto dell'uomo, sì. Sono
dei motivi particolari perché uno tradisce secondo lei, oppure è soltanto un fatto così? Io non ho mai tradito, quindi non sono la persona adatta, però in genere da quello che si sente le separazioni sono sempre la maggior parte fatte per colpa dell'uomo. Tradire poi in fondo è un'emozione per provare qualcosa di diverso oppure no? Dato che lei non ha mai tradito, come, cosa ne pensa? ripeto, no, non lo so, c'è sempre un po' di crisi della coppia alla base, sicuramente, sì, provare esperienze nuove, non le saprei rispondere perché ripeto. Non saprei, forse pari. Pare, tra tutte e due tradiscono? Penso di sì. Ma più o meno non c'è uno come che è più portato... Uno più... Nel mondo oggi non c'è da... Perché si tradisce secondo lei? Abitudine, perché c'è noia nel rapporto, perché... No, sono ovvi motivi, c'è l'egoismo di mezzo. Sì. Cioè, quindi si tradisce per egoismo? Sì, denaro, oppure altri motivi che non so dire. Però c'è il tradimento, c'è, esiste, e sono tutti e due a tradire, sì. Sia l'uomo che la donna. Sì, è proprio così. Ah, penso entrambi. Sì. Perché poi? Ah, cercano qualcosa di diverso, sì, emozioni diverse, presumo di sì. È giustificato il tradimento? Ma il tradimento, diciamo che è difficilmente giustificato, nel senso che se si tradisce evidentemente non si sta bene con la persona con cui si è vissuto una vita, oppure si pensa di vivere per una vita, insomma, ecco. L'uomo senz'altro, guarda. Perché? Non c'è un motivo perché. No. La noia, l'abitudine. No, non c'è un motivo particolare. È che l'uomo è cacciatore, allora va a caccia. Ma guarda, una domanda a bruciapelo così, cioè, no, ho capito. Non saprei, guarda, cioè. Adesso come adesso le metterei sulla stessa bilancia. Guarda. Quindi tradiscono tutte e due? Esatto. E perché si tradisce secondo te? È perché va di moda quasi. Va di moda. L'abitudine a volte, la noia. Fate avere sempre la stessa persona, insomma, si vuole cambiare. Potrebbe essere una questione di noia, potrebbe essere diciamo il senso di cambiare, ecco, di provare nuove emozioni. Sensazioni, nuove emozioni, quindi... Però adesso come adesso, secondo me, non saprei da che parte penderebbe la bilancia. Uomo. Perché? Perché è fatto così. Lo tradisce per noia, per che cosa? Per noi lo tradisce. Per cambiare, per trovare emozioni diverse. Forse perché ha bisogno di avere il controllo di tutto. Infatti se la donna sgarra, che fa? Sei uno che tradisce o uno che è fedele? No, sono fedele. Fedele, va bene, grazie. Dipende dalla situazione. Quindi quale potrebbe essere la situazione? Magari avere sempre la stessa donna, cambiare, cercare nuove emozioni? No, sempre la stessa. Fedele? Sì, sì. Cosa pensa di quelli che tradiscono spesso? Boh, si vede che non vanno d'accordo. E quindi cercano altre avventure. Può tradisci. Perché, signora? Perché i tempi oggi stanno bene. Il tradimento è una cosa secondo lei normale oppure l'uomo fa male a comportarsi così? Certo che fa male a comportare perché tradisce la moglie. Secondo te perché tradisce la moglie? Quali sono i motivi? I motivi? Perché dice che quell'altra è sempre più bella della moglie. L'erba del vicino è sempre migliore. È sempre... Che tradisce di più? La donna sempre. Perché? Perché la donna... La donna è sempre traditrice dell'uomo. Traditrice? Quindi è sempre proprio... Proprio così per natura, dice lei, per indole. A natura proprio così è. La donna... Sì, traditrice l'uomo. Per conto mio sì. Noi la tradiamo pure, ma però esclusivamente quando non abbiamo troppa soddisfazione. La donna è sempre... Lei dipende. Perché, secondo lei, perché la donna tradisce? Secondo me perché la donna tradisce. Perché vuole una soddisfazione. Oppure vuole... Un'altra emozione, magari, un altro uomo. Appunto, una soddisfazione con l'uomo che andavi. Cerca un altro. È una questione di sesso, non di bene, di amore. No, secondo me la donna non dovrebbe mai tradire. Specialmente la donna sposata.
oggi ne vediamo di tutti i colori. Però oggi sono di tutti i colori. Tutte e due. Non c'è differenza. Al tempo di oggi no. Non si salva nessuno. Non si salva nessuno. Perché si tradisce secondo lei? Non si tradisce perché uno vuole avere sempre nuove esperienze, secondo me. Nuove emozioni, eh. Solo quello. Solo per quello. Sì, sicuramente. Ma è giustificabile secondo lei oppure è da condannare il tradimento? No, è giustificabile, dai, no, da condannare no al tempo di oggi. Ma è difficile. Siamo in un mondo in cui non ci scandalizza più di niente, insomma. No. Tutto diventa normale. Sì, sì, è normale, è vero. Allora, chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Domanda da $1 milione. Secondo me forse l'uomo. Perché? Non lo so, l'uomo è cacciatore. Così dicono, sì. E la risposta? E la donna è preda. Ho capito un'altra cosa. No, no, è preda, è preda. Quindi l'uomo che ha portato a tradire. Presumo di sì, presumo di sì. Lei è giustificato il tradimento? No, assolutamente no. No, no. Lei è più fedele o più traditore? No, no, fedelissimo io. Sì, sì, sì. Tranquillamente. Quelle che tradiscono cosa ne pensa? Il motivo per cui si tradisce? Emozioni nuove, diverse? Non lo so, saranno nuove emozioni, saranno trascurati. Bisogna, ogni soggetto, ogni caso è a sé, secondo me. Bisognerebbe analizzarlo per bene da uno psichiatra, da uno psicologo, secondo me. Sì. Grazie. L'uomo, assolutamente l'uomo. Perché la donna dice l'uomo e l'uomo dice la donna. Ognuno si scarica un po' quella che è la sua colpa. No, ma l'uomo è vero che comunque è cacciatore. L'ha sempre detto anche lui stesso che è così. Quindi l'uomo tradisce di più della donna? Sì, diciamo che nei tempi antichi era sicuramente così. Forse adesso, nel 2017, anche la donna si sta modernizzando. Va? Secondo te perché si tradisce? Qual è l'emozione nuova, il fatto di essere trascurati? Qual è il vero motivo del tradimento, secondo il tuo punto di vista? Il vero motivo non ne ho idea, perché ognuno ha il proprio sicuramente. Però sicuramente è un malessere, perché se tu stai bene non tradisci. Quindi si tradisce quando si sta male? Sì, sicuramente, sì sì. Quindi in un certo senso è anche un po' giustificata la cosa, diciamo. No, giustificato no. No, no, giustificato no, nessuno dei due casi, né per l'uomo né per la donna, no. Ma tu un uomo che ti dovesse tradire, come lo puniresti, lo giustificheresti, quale sarebbe il tuo comportamento? Non penso che nell'intervista si possa dire che cosa gli farei. Abbiamo già capito praticamente. Sì, no, sicuramente... Saresti molto, ma molto dura. Durissima, non lo farebbe mai più, no. Allora, ci mette un po' di paura, insomma, questa ragazza. Immaginiamo quale potesse essere la tua reazione. E quindi nessuno si permetterà mai di tradirti, penso, a questo punto. A questo punto no. Marito? Vedi? Ecco, siamo con il parrucchiere Claudio Bovolino Marina. Tradisce più l'uomo o la donna, Claudio, secondo te? Diciamo che è una domanda un pochettino difficile da poter rispondere. Io penso che dovrebbe tradire di più l'uomo. Rimane sempre un punto interrogativo, per cui non so con precisione darti questa risposta, ma penso di più l'uomo. Perché tutti dicono che l'uomo è un po' cacciatore, perciò. Sì, diciamo che ormai c'è questo detto, questa usanza per quanto riguarda l'uomo. Ma io credo pure di sì, penso sia così. Secondo te il motivo per cui si tradisce qual è? Magari c'è poca, come dire, attenzione per l'altra persona, c'è la noia, c'è il desiderio di avere nuove emozioni. Qual è il vero motivo per cui si può tradire? Ma io innanzitutto parto da un principio in cui non si dovrebbe assolutamente tradire, perché se uno affronta un matrimonio bisognerebbe fare un percorso insieme, l'uomo con la donna della sua vita e viceversa. Non conosco motivi particolari, perché io non sono assolutamente in questa cosa, anche perché non dico di essere non sa che cosa, però sono un pochettino contrario a queste cose. Mi auguro che non succedano, o non dovrebbero sicuramente succedere certe cose, però accadono. Il motivo io precisamente non te lo saprei dire. Va bene Claudio, ti facciamo tanti auguri, un buon lavoro, siamo qui appunto nel tuo locale e buona serata, grazie. Buona serata anche a voi, a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, e grazie per la visita, è sempre un piacere. L'uomo. Oh, sì. Perché tradisce di più l'uomo, signora? Fagli una bella ripresa che non si sta lavando i capelli. Perché è più... Più cacciatore, dicono tante donne. Sì. E poi c'è un altro modo di vivere, c'è una donna, un uomo
va sempre oltre il possibile e la donna no. Ultima domanda, signora, ma l'uomo tradisce per avere nuove emozioni, perché c'è la noia, l'abitudine? Oh, no, nuove emozioni, per avere più soddisfazione. Sì, 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 sì. Signora, grazie, buon lavoro. Allora, chi tradisce di più, l'uomo o la donna, secondo te? Secondo me entrambi. Entrambi? Sì, sì, 50. Quindi tradiscono tutte e due? Sì, sì. Ah. E secondo te perché si tradisce? Qual è il vero motivo per cui l'uomo tradisce la donna e la donna tradisce l'uomo? L'uomo è normale che va a cercare la femmina, quella. Invece la donna piace avere attenzioni, essere corteggiata, quindi è una cosa di entrambi. Quindi tradiscono insieme, ma secondo te si tradisce per provare un'emozione nuova, perché per noia, perché insomma si vuole provare qualcosa di diverso, oppure qualcosa che proprio uno ce l'ha nel sangue? Oddio, c'è chi tradisce perché proprio un Davide, e invece c'è chi che per noia o cioè sì. Invece di mangiare pizza ogni sera magari con la mozzarella, vuole mangiare pizza anche un po' con altre cose. Vabbè, sì. No? Va bene, allora se ti dovesse tradire il tuo lui, tu come reagiresti? Vuol dire? Saresti aggressiva, fatti, perdoneresti, no? No, io non perdono il tradimento. Quindi tu sei per la fedeltà? Sì, sì. Va bene, tanti auguri allora, grazie. Grazie a voi. Siamo qui alla pizzeria Las Vegas e io vi ricordo che questo programma di oggi, Vox Populi, vi viene offerto da Auto Ali, tra Gioiosa Ionica e Gioiosa Marina. Quindi Auto Ali, nuovo, auto usate, insomma tutto un ben di Dio per chi vuole cambiare macchina. Auto Ali, tra Gioiosa e Marina e Gioiosa Superiore. Bene, siamo con Carbonella che è candidato. Antonio Ferreri, prego. Detto Carbonella che è candidato alla Camera dei Deputati. Ecco, tra virgolette, va bene Carbonella? Sì, va quindi bene, ti facciamo tanti auguri e ti chiediamo anche a te, secondo te, chi tradisce, l'uomo o la donna? Sono cose che a me, le cose personali non mi interessano, se riguardano loro, le corna, a me. Io ho fatto le corna a mia moglie, semmai, e perciò non, ho sbagliato io e me ne pento di aver sbagliato, nient'altro. Perché le hai fatte capire? Perché si fanno le corna? Non lo so. Senso volgare, in termine volgare. Sono turisti d'estate, succede alla donna che ti capita la donna. Follie estive. Ho sbagliato, da Dio, ho sbagliato. Chiedo scusa a mia moglie, nient'altro. Questa è una cosa molto bella che ti fa onore, chiedere scusa, insomma, non è da tutti. Scusa, ho sbagliato perché ho sposato una donna meravigliosa, ho sposato una donna meravigliosa e me ne vanto. Ma sei sempre con la stessa donna oppure? No, io adesso sono con mia madre e con mia zia. Faccio la guardia a mia madre, mia zia, faccio il pensionato in casa. Non senti il bisogno di avere una donna, niente, no, vicino? No, basta, ho chiuso. Come mai? La donna non è un male necessario, Carbonella. È una bella cosa avere una bella donna in casa, come ho avuto io mia moglie. È bellissima aver avuto mia moglie in casa mia, casa nostra, non casa mia. E vivevamo da Dio, si viveva d'amore, di felicità e non gli facevo mancare mai niente. Poi che è successo? Come mai? Succede, d'estate succede sempre. L'amore incomincia e poi finisce. Per fortuna che l'ho fatto io con mia moglie, che non me l'ho fatto mia moglie, perché mia moglie è una persona molto seria di me, è molto più seria di me mia moglie. E ho dimostrato di non essere stata una persona seria. Aveva ragione la buona di suo papà che non sono una persona seria. Bene, si può vivere senza una donna, Carbonella? Non si può vivere senza una donna. La donna è una cosa non solo per sesso. Un male necessario, lo definisco io. È una donna che ti dà il sorriso a casa, ti porta un sorriso, ti riscalda il cuore, ti passa una giornata insieme a lei, ti diverti. Mia moglie per esempio non voleva mai venire in montagna perché gli facevano male le curve, no? Lo volevo portare a pranzo, a cena, dovevo prenotarlo un mese prima per portarlo a pranzo, a cena, dice che non gli andava, non era una donna di farsi notare, era una donna molto, era molto, molto riservata, e questo è questo che mi faceva molto piacere di lei. Bene Carbonella, per finire vogliamo ritornare alla politica, sappiamo che ti presenti alla Camera. Alla Camera dei Deputati, anche quest'anno. Per quale partito Carbonella? Sempre fiammato colore, non cambio mai, si cambiano le donne ma non si cambia il partito, si dice. E sono candidato alla Camera dei Deputati, sto aspettando da un momento all'altro, non so che ruolo mi daranno, non lo so, se mi interessa quel ruolo là o meno non interessa. Che ruolo, se mi daranno numero uno o numero due? Se mi daranno numero uno, va bene, gli darò a Claudio Belcastro, va bene. Se mi daranno il numero due, gli dico no, grazie, arrivederci, fate voi la vostra campagna elettorale. Sono stato votato, il più votato in Italia, del mio partito nel 2001,
e perciò non lo so se quei dottori, ingegneri, avvocati sono più intelligenti di me a fare politica, non per discriminare la loro intelligenza lavorativa, per carità, io ho la quinta elementare, sono figlio di un operaio, però ho sempre preso più voti di loro. Perciò vuol dire anche fare comizi, i comizi ti portano i voti, non è che sei un dottore, un avvocato, un ingegnere ti portano i voti a casa, non ti porta nessuno i voti a casa, non vai a fare comizi a dire alla gente la realtà dei fatti come stanno. Bene, e noi ci troviamo ancora una volta nel cuore pulsante, diciamo, della vecchia osteria, dove spesso batte il grande cuore della gastronomia, e siamo insieme a questo grande chef Michele Meleca, che con le nostre ricette ha veramente affascinato, ammaliato, entusiasmato tutte queste signore che mi fermano per strada e vogliono sapere gli ingredienti, come si fa, come non si fa, provano a casa loro, ma Michele è inimitabile, quindi è inutile che fate le ricette a casa. Michele, ormai hai veramente conquistato tutti con queste ricette e io non posso che complimentarmi con te, perché sei veramente un grande, e quindi grazie Michele, grazie a te. Un saluto caloroso va anche a Elena, che oggi è a letto con la febbre, e quindi cogliamo l'occasione per salutarla e ringraziarla di quelle, assieme a tutto lo staff di Telemia e il gruppo Mazzaferro. Quindi Geni, faccio la domanda Michele, intanto la domanda di oggi era: chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Michele Meleca, cosa ne pensi? Ma credo che tradisce di più chi capisce di bene in questo periodo, perché purtroppo siamo in un ambiente che è un pochettino difficile. Credo che oggi come oggi, in una famiglia che si rispetta, non c'è la tradizione di chi tradisce di più e chi tradisce di meno. Io spero che uno si sposa per volersi bene e per fare una famiglia con i figli e tutt'altro. Non c'entra adesso chi tradisce e chi non tradisce. Io credo che bisogna volersi bene, e quello che non arriva, che arriva più la donna o che arriva più l'uomo, e volersi bene, ecco. Quando non arriva l'uomo, arriva la donna, o quando non arriva la donna, arriva l'uomo. Geni, io penso che Michele Meleca veramente è una grande eccezione della regola, perché lui una volta mi confidò che non tradirebbe mai sua moglie per nessun motivo al mondo. Non avrei motivo. Uno che tradisce la moglie, che il marito o la moglie tradisce il marito, è perché hanno un motivo. Ma se uno non ha un motivo, perché la devo tradire? Io credo che sto bene, quindi. E poi non è che uno bisogna tradire perché bisogna tradire. Io credo che Geni, vabbè, volersi bene. Michele veramente sarebbe l'uomo ideale per tutte le donne. Allora, vogliamo sapere qual è la ricetta di oggi con Michele Meleca, vecchia osteria Siderno Marina. Geni, adesso è il tempo, è il periodo dei carciofi. La nostra camera me ne va su quello che Michele sta. Sono lontano dai fornelli perché oggi la cucina è molto impegnata, e quindi ho dovuto allontanarmi dai fornelli. Ecco. Volevo dirvi, tagliate i carciofi a metà, li fate sbollentare, e con questi pezzi qua non li buttate, li sbollentate pure. Poi nel frattempo fate un bel risotto, questo qua, con gli togliete questo pezzettino davanti, li fate sbollentare, e fate un risotto con i gamberetti. Una volta che fate questo risotto con i gamberetti, lo mettete qui dentro, lo mettete qui dentro e lo mettete nel forno a 180 gradi o 200 gradi per 10-15 minuti. Gli fate una paninatura con formaggio pangrattato, prezzemolo e un pochettino d'olio, un po' di pepe nero, lo mettete nel forno ed è un primo pronto da consumare subito. In un quarto d'ora, 20 minuti, e fate un bel primo, semplice e veloce, e nello stesso tempo nutriente, perché i carciofi oggi più che mai, Geni, sono un piatto che fa benissimo. Bene, il fegato, sono per tanti motivi. Per tante cose. Quindi, dalla vecchia osteria. No, Michele, aspetta, io volevo dirti, Michele, da tanti anni che volevo, da tanti mesi che volevo farti questa domanda. Dato che parliamo di tradimenti, sì. Michele, ma esiste, caro Michele Meleca, una ricetta dell'amore per gli innamorati o no? Sì. E volersi bene. La prima cosa è volersi bene. Quindi, la ricetta dell'amore è volersi bene. E non c'è aggettivo migliore, se hanno una famiglia, portarla a complimento, fare le opere che, perché le opere, quando si compiono, non avere figli eccetera eccetera, e poi portarle fino alla fine, fare opere compiute, se no si chiamano opere incompiute. Quindi una ricetta per l'amore e per il tradimento è volersi bene, e quando non arriva, l'ho detto prima, la donna o l'uomo, che arriva la donna o arriva l'uomo per prima, non c'è più una cosa che dice. Michele, permettimi oggi, dato che ho il microfono tra le mani, di allungare un po' questa nostra chiacchierata. Ma ti hanno mai chiesto, caro Michele Meleca, una ricetta
afrodisiaca? Sì, parecchio. L'hanno chiesta? Eh sì, perché i giovani d'oggi hanno avuto tutto e quindi che vuoi? Già a 20 anni, 25 anni sono come quelle che non hanno più niente da scoprire e quindi si sentono un pochettino a disagio. Quindi io dico, ragazzi, ogni cosa ha suo tempo, ogni cosa va gustata e ogni cosa va quelle cose che piacciono di più, ricordate, quelle cose che piacciono di più, mantenerle sempre e conservarle sempre fino alla fine, perché sono cose sempre che piacciono. Perché se si consumano subito, vuol dire che... Bene, un po' di sopportazione, un po' di amore, un po' di bene, tanta pazienza potrebbe essere una buona ricetta dell'amore. Michele Meleca. Sì, sì, sì. È importante pure questo, Geni. Bene, dalla vecchia osteria ci sembra che, Michele, il piatto è pronto praticamente o dobbiamo vedere qualcos'altro ancora? No, volevo dire, ogni cosa che si fa con amore è sempre un amore, ragazzi. In bocca al lupo. Grazie. Il piatto, Michele, è tutto qua oggi? Sì, questo è il piatto semplice, pulito e garbato, come primo. Lo potete fare sia come primo e poi mangiarlo come secondo, perché i carciofi sono una cosa che possono andare sia come contorno e sia come secondo, come tutti. Questo è un piatto completo che va finito in questo modo. Michele, ma le ricette sono veramente come il primo amore. Te la ricordi tu la tua prima ricetta che hai fatto in cucina? Te la ricordi? Geni, la prima ricetta che ho fatto in cucina, sono passato dall'uovo, che mangiavo l'uovo, e poi questi sapori che mi ha messo mia madre in bocca, che sono sapori che non li posso mai dimenticare, perché i veri sapori li danno i genitori quando sono piccoli. Quando sono piccoli ti danno tutti i sapori che una volta esistevano, questi sapori. Adesso se tu non metti un sapore giusto a un bambino, non si può ricordare la pruppetta, la costatella, e questi qua sono i veri sapori. Bene, grazie a tutti da Michele Meleca, un mago della gastronomia che riesce veramente a prendervi tutti per la gola. Grazie Geri, grazie a tutti. Grazie a voi, andiamo avanti con Vox Populi per concludere questo programma che oggi appunto aveva questo tema dominante: chi tradisce di più, l'uomo o la donna? Alla prossima con la ricetta, con la vecchia osteria e con Michele Meleca. Finisce qui un'altra puntata di Vox Populi, questa volta condotta da Geni Blefari, perché Elena, come vi ho detto all'inizio, è appunto a letto con la febbre, per cui auguriamo tanti auguri appunto di una pronta guarigione ad Elena, che sia qui la prossima settimana con noi proprio per essere al timone di questo programma, per essere per condurre Vox Populi come lo fa lei, con la sua simpatia, con la sua bellezza, con la sua spigliatezza. Per cui auguri ad Elena. Tanto vi vorrei ricordare che il tema di oggi era tradisce più la donna o più l'uomo? Come avete sentito dalle risposte, pare che tradiscono un po' tutti, per cui alcune persone hanno detto l'uomo, alcune persone hanno detto la donna, forse ci aspettavamo meno persone che dicessero appunto la donna, che non è più quella, diciamo, Santa Maria Goretti che era fino a qualche anno fa. Anche la donna adesso pare che bene o male abbia delle colpe sul tradimento. Per cui Geni Blefari vi ringrazia per l'attenzione e vi ricordo che questo programma oggi vi è stato offerto eccezionalmente da Autoali, vendita auto nuove ed usate, autonoleggio, soccorso stradale, via strada Circhetto, Marina di Gioiosa Ionica, telefono 41 98 16. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima puntata con Vox Populi. Faccio un tuffo sotto il sole, fa già un caldo che si muore, quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail, questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove, che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone, prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve, uscire e fare le sette, ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome.
Volevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover, scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve, almeno fino a settembre. Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte, che ti svegli sulla spiaggia col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è, se mentre ballo con lui io penso ancora a te. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te. Quest'amore così non mi va, fatta vasa che ste labbra dai fatto tocca. La timidezza sai non fa per me, scena fa impressa, stocca già tutte. E stia la moda che schianto che sei, sto a scena pazza, sto bene con te. Il tuo profumo che non va più via, da quella sera nare. Ma innamora nata vota, un manu creatura scola, tu ci prendi sette attore fragola, sei una favola amore, si una cotta di indocora, si una freva gamma piace, ma sto pochi tempo non c'è basta mai, nelle notti di stare.